Ciao, da oggi inizia il nostro viaggio intorno al mondo alla scoperta di tante meravigliose ballerine. Ad ogni appuntamento vi racconterò la storia di tre ballerine del mondo, molto diverse tra di loro, ma molto interessanti e tutte fantastiche nella loro diversità. Poi alla fine mi dirai tu qual è che ti è piaciuta di più. Iniziamo! La prima ballerina che vi presento è Eloise, giovane allieva della scuola di danza dell'Opéra di Parigi. Presto entrerà nel corpo di ballo di questo importante teatro. Ma lo sapete che la danza classica è nata proprio in Francia? Eh sì, è stata istituita da Re Luigi XIV, detto anche Re Sole, che era un grande ballerino. E che ha persino creato un passo che oggi chiamiamo Entrechat Royal, proprio in omaggio del suo regale inventore. Ma torniamo ad Eloise. Il suo sogno è quello di diventare un'importante ballerina. La danza classica è la sua passione fin da quando era piccola. Il suo balletto preferito è Giselle. Ed Eloise si immagina già quando finalmente sul palco dell'opera, con il lungo tutù bianco e una coroncina di fiori d'arancio, danzerà interpretando proprio Giselle. Si apre il grande sipario di velluto rosso e lei con il suo innamorato danzano il più bel passo a due. Sorretta dal ballerino, Eloise danza leggiadra, eseguendo armoniosi arabesque, in equilibrio su una gamba mentre l'altra è tesa in alto. E poi roteando con un rond de jambe si sposta con grazia e leggerezza. Sulle note del balletto il corpo della ballerina diventa un tutt'uno con la musica e diventa bellezza, eleganza e poesia. Un giorno Eloise sarà Giselle, sarà una prima ballerina. E dalla Francia facciamo un salto in Irlanda, da Parigi a Dublino, per conoscere Kate, la favolosa danzatrice celtica. Kate fa parte di un'importante compagnia di danze celtiche, un gruppo di ballerine e ballerini che presentano uno spettacolo fantastico che racconta diverse leggende popolate da fate, folletti e spiritelli, ma anche principesse, dame e prodi cavalieri. Quando si apre il sipario e inizia la musica, con i flauti seducenti, le arpe dal suono cristallino, i violini, i tamburi e le cornamuse, gli spettatori vengono subito trasportati verso paesi lontani, atmosfere magiche, foreste incantate. Kate e gli altri ballerini entrano in scena formando una linea perfetta, con una serie di piccoli passi precisi e veloci, che richiedono molta agilità. Le gambe lavorano in modo frenetico ma controllato, mentre i busti restano dritti e le braccia ferme lungo il corpo. I piedi saltano rapidissimi, scandendo il tempo e il ritmo tutti insieme, precisi e all'unisono. Eh sì, le danze celtiche richiedono gambe forti e agili, capaci di saltare tanto e velocemente tenendo il ritmo. C'è un momento in questo spettacolo in cui Kate danza con il suo partner Peter. Danzano l'amore impossibile tra il re di primavera e la donna d'autunno. Una danza che richiede tanta forza e tante energie, ma che per chi li guarda danzare è davvero pura armonia. Ma ci rimettiamo ancora in viaggio e dall'Irlanda andiamo in Austria. Da Dublino arriviamo a Vienna, dove incontriamo la bella Ingrid.
Dovete sapere che in questa bellissima città è nata una danza che si chiama valzer, danza libera e audace, musica tra le più sublimi. Tutti i più grandi musicisti e compositori hanno scritto e suonato dei valzer. Ingrid, tra tutti, preferisce quelli di Chopin. Ormai tutto il mondo conosce il valzer e l'ha interpretato in vari modi. Ingrid è proprio una ballerina di valzer. Qualche tempo fa, nel palazzo di Hofburg, residenza imperiale di Vienna, si è tenuto il gran ballo per gli allievi di alcune importanti scuole e ovviamente anche Ingrid era invitata. Per l'occasione ha scelto un sontuoso abito color argento, di tulle ricamato e con dei vaporosi merletti. La mamma le ha prestato gli orecchini di perle. E per concludere ha raccolto i capelli in uno chignon. Arrivata a palazzo, ha trovato le sue amiche e poi ha incontrato Stephen, il suo compagno di danze. Anche lui bellissimo ed elegantissimo nel suo smoking nero. Erano tutti e due molto emozionati, ma in quel momento l'orchestra intonava le prime note del valzer di Shostakovich e allora Ingrid, accompagnata dal suo ballerino, si è diretta verso il centro della sala e abbracciata a lui ha iniziato a danzare. Ingrid e Stephen, abbracciati, volteggiavano nella sala e scivolando sul parquet continuavano a girare. Tutto spariva intorno a loro come per magia. E per oggi vi saluto. E vi do appuntamento al prossimo pezzettino di viaggio intorno al mondo.